Allora, qui c'è l'operatore che mette i soldi sulla sinistra, come vedete salgono, passano attraverso questi sensori, abbastanza, come dire, raffinati e costosi, costosissimi. Queste sono le banconote buone che vengono incasellate, vedete, perché è molto veloce il sistema. Vengono raggruppate, vedete le mazzette, qui ci sono 10 mazzette, ognuna da 100, e questa è una balletta che viene incellofanata automaticamente, vedete, nel forno, che è una specie di chiamiamo forno, perché è un incellofanatore che è a temperatura. Questa è la balletta, che, questa è la scatola che scende, dentro automaticamente ci vengono messe 10 ballette per un totale di 10.000 pezzi e viene costruita automaticamente una scatola di banconote buone, che viene data dalla banca di dati al portavalori che viene la mattina a ritirare. E questo è il pallet di scatola. Allora, andiamo quindi a ripetere quello che abbiamo detto: le banconote non idonee in circolazione vengono ridotte in coriandoli, quelli sono, possono essere utilizzati come coriandoli o come soprammobile, forse come soprammobile. E i frammenti vengono compressi appunto perché sono queste qui. Naturalmente non è che costruiamo ogni volta queste le abbiamo fatte in questa occasione. Normalmente sono coriandoli, i rifiuti che poi, i colleghi lo spiegheranno molto bene, vengono mandati o al termovalorizzatore o poi sono allo studio delle ipotesi di ciclo. Vedrete molto interessanti, ne parleremo tra poco, di queste residui. Qualche dato, giusto qualche numerello, una circolazione in Italia 5,6 miliardi di banconote nel 2003, miliardi di pezzi, non di valore, poi va moltiplicato per il valore di ogni singola banconota. Questa è la percentuale di quelle triturate rispetto alle idonee, totale italiano nel 2023 64% idonee, 37% non idonee, quindi triturate. Qualcuno potrebbe dire, anticipo la domanda, qualcuno potrebbe dire, beh, si potrebbe evitare per avere un'impronta ecologica ancora più evoluta, si potrebbe evitare di triturarle, farle ricircolare tutte, così ricircolo totale. Questo ovviamente non è possibile per quello che ho detto, perché si logorano, perché circolerebbero banconote logore, quindi va bene, è importantissima l'impronta ecologica e ne parliamo qui tutta la mattinata, però c'è un trade-off tra, come dire, rispetto dell'ecologia ma anche qualità delle banconote. Non si possono, se si minasse la fiducia del pubblico non avrebbe senso far circolare le banconote. Quindi bisogna avere un giusto equilibrio sulla quantità del banconote elevate dalla circolazione. Questo è il tasso di ritiro per taglio, questo è l'ultimo grafico che vi mostro. Che vuol dire il tasso di ritiro? Il tasso di distruzione per tipo di taglio. Come vedete, più i tagli sono bassi, più circolano molto, più si lavorano, devono essere distrutti e rimpiazzati con quelli buoni. Quindi il 5 euro, quello grigio, i colori rispettano un pochettino il colore delle banconote, ha un tasso di ritaglio, di ritiro e quindi di triturazione dell'85%. Poi c'è il 10, chiaramente, e si scende. C'è solo la curiosità del 100 e del 200, che è un tasso di ritiro dopo 50 che si rialza. Questo perché, provo a dirvelo velocemente, per ogni tipo di banconota, come diceva la collega, si fanno, finora abbiamo fatto due serie, la prima serie e la seconda serie. La prima serie è la più vecchia, la seconda serie è la più buona, più nuova, più buona, più moderna, più meno contraffarla, è più difficile contraffarla, e quindi bisogna
bisogna ritirare più possibile la prima sedia per far circolare la seconda sedia. Quindi a turno, diciamo, partendo da 5 euro, 10 euro, 20 euro, si è fatto quest'opera di distruzione di tutte le prime sedie che arrivavano e di in modo da lasciare sul mercato solo le seconde sedie. Ora è il turno dei 100 euro e 200 euro per una sedia da ritirare il più possibile dalla circolazione, quindi diciamo questo picco di istituzione. Naturalmente abbiamo scritto solo sotto 500 euro, tasso di ritiro 100%, 500 euro forse legalmente circola, come rientra lo ritiriamo tutto, perché l'obiettivo è quello di ritirarlo completamente dal mercato, farlo circolare il meno possibile, motivi che adesso non sto a trattare, però si possono immaginare, insomma, il banconote di 500 euro, insomma, è un po' pericoloso per le giovani. Io ho finito la parte della circolazione sul territorio, quindi l'attività delle filiali della Banca d'Italia sul territorio, e passo la parola ai colleghi per l'ultima parte della presentazione. Buongiorno a tutti. Facciamo un piccolo riepilogo. Allora, abbiamo detto che c'è la Banca d'Italia, abbiamo detto che c'è la Banca Centrale Europea, però anche, no? Che autorizza l'emissione delle banconote. Sapete dov'è la Banca Centrale Europea? Beh, ma non valgono gli insegnanti. Bravissimi. Guardate che molti adulti, anche insomma più esperienziati, che non sanno. Bene. La Banca Centrale Europea autorizza l'emissione, però emettono anche tutte le banche centrali nazionali dell'Eurosistema. L'Eurosistema, abbiamo detto, è una parte dell'Unione Europea e ogni paese che ha l'euro, no, che utilizza la banconota euro, ha una banca centrale che si occupa, come diceva il collega, tra le altre cose, di produrre le banconote, ma non solo di produrle, di emetterle e di farle circolare. Bene, perché questo epilogo? Perché poi l'impatto ambientale di questo lavoro lo deve chiaramente gestire sempre la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali. E questo hanno fatto. Quindi, se, come abbiamo visto, questo grafico già l'avete visto con la collega, prima me l'ha mostrato, se di tutte le emissioni di una banca centrale, Banca d'Italia in questo caso, l'8% è causato dalle emissioni, dalla produzione, distribuzione, circolazione, vita delle banconote. Guardate la cifra, sono 2,2 migliaia di tonnellate, vedete, di CO2 equivalente, che nel 2023 sono state causate dalla vita delle banconote, quindi dalla produzione, distribuzione e dalla fine vita delle banconote. Ora, è diminuito questo trend, e quindi questa è una cosa positiva, è diminuito grazie all'impegno della Banca Centrale e delle banche centrali, tra cui appunto la Banca d'Italia. Questi sono dati effetti soltanto ovviamente alla banca nostra, la banca italiana. Però appunto sono sempre dati importanti, quindi l'impegno continua. Quindi che cosa ha fatto l'Eurosistema e quindi le banche centrali? Si è organizzato per studiare prima di tutto il ciclo di vita della banconota su un modello. Questo modello si chiama il PEF, Product Environmental Footprint, cioè è un modello che si è inventata la Commissione Europea, tanto per rimanere appunto in termini Unione Europea, per studiare l'impronta ambientale dei prodotti. Quindi ciascun prodotto che c'è in circolazione ha un'impronta ambientale. Come si fa a studiare, a quantificare l'impronta ambientale, quindi in buona sostanza le emissioni che questo prodotto causa, la sua produzione, il suo ciclo di circolo, la sua vendita, la sua commercializzazione, eccetera. Ecco, la Commissione Europea si è inventata questo sistema che è basato sul ciclo di vita del prodotto. Ora, la banconota è un prodotto e quindi ci si può benissimo applicare il PEF. Quindi abbiamo studiato il ciclo di vita e lo sappiamo già, la ripetizione l'abbiamo già visto,
La banconota nasce e quindi bisogna acquisire le materie prime, che sono inchiostri, carta, elementi di sicurezza, come abbiamo già detto. La banconota poi viene appunto prodotta con, come va spiegato benissimo insomma, la collega precedentemente, quindi si usano lastre, si stampa in offset, in cartografia, eccetera. La banconota viene distribuita, ne abbiamo parlato prima con il collega Marco, e quindi viene confezionata, trasportata sia a livello nazionale che internazionale, perché dicevamo l'eurosistema è uno, quindi le banche centrali producono le banconote, ma non le producono soltanto per sé, per il proprio paese, per il proprio, la propria nazione, ma anche per le altre nazioni che utilizzano l'euro e se le distribuiscono. Quindi questo momento insomma, non è soltanto a livello nazionale tra le banche e le filiali e le società di servizi che denominano banco prima, ma è anche all'estero. E poi c'è ovviamente gli istituti di credito, cioè le banche commerciali naturalmente e le società di servizi. Poi c'è l'utilizzo, quello che facciamo tutti noi tutti i giorni, e quindi c'è il pagamento, l'autenticazione delle banconote, sono tutte attività che consumano, che inquinano, vedremo più chiaro perché. Poi c'è il finalità della banconota, quindi come ho detto ci sono banconote proprio che vanno ovviamente smaltite, e anche quello è un'attività che inquina perché produce emissioni. Le trituriamo, le termovalorizziamo e tutto questo chiaramente crea un impatto ambientale. Quindi, in buona sostanza, il ciclo di vita delle banconote esita in emissioni e in rifiuti, e noi li dobbiamo gestire in qualche modo e dobbiamo cercare di diminuire il footprint appunto, il più possibile. Allora, come abbiamo fatto questa analisi? Ripeto, fatta a livello di eurosistema e poi ogni banca centrale la gestita nel proprio paese. A seconda del appunto abbiamo visto il ciclo di vita, quindi sono stati preparati questionari che sono stati fatti girare nei vari momenti del ciclo di vita della banconota, quindi nei vari protagonisti di ciascuna fase, no? Quindi la Banca d'Italia, le banche commerciali, le società di servizi e anche il pubblico naturalmente. E questi dati che sono stati raccolti grazie a questi questionari sono stati inseriti in un modello di calcolo che ha consentito di quantificare in una unità di misura ovviamente inventata all'occorrenza per capire in buona sostanza quanto un cittadino europeo nell'utilizzo di delle banconote in un anno quanto gas serra emette, è un'unità di misura inventata per capirsi, no? E quindi questa unità di misura è i micropunti, adesso vediamo meglio. In buona sostanza questo calcolo è stato fatto vedendo come ogni fase del ciclo di vita della banconota impatta su 16 categorie di inquinamento. Queste sono le 16 categorie che vedete, di effetti, diciamo così, dell'inquinamento, perché è l'inquinamento vero e proprio. Vedete quello famoso, il cambiamento climatico, ma ne vedete altri che sono meno famosi, ma comunque piuttosto importanti. Ad esempio c'è l'eutrofizzazione terrestre delle acque dolci. Qualcuno sa cos'è l'eutrofizzazione? È una parola difficile, però significa semplicemente la proliferazione, la fitoproliferazione, cioè quando le acque o le terre si riempiono di piante, di alghe, quindi in modo esagerato, quindi non armonioso ed equilibrato, e quindi questo crea problemi all'ecosistema, non indifferenti. L'ecotossicità delle acque dolci, l'utilizzo delle risorse fossili, eccetera, questi sono tutti argomenti, diciamo, categorie di impatto che sono state utilizzate per calcolare questi micropunti di cui vi parlavo. E siamo arrivati quindi a stabilire che le banconote in euro hanno l'utilizzo di banconote in euro da parte di un cittadino in un anno, un cittadino dell'Unione Europea, anzi dell'Eurosistema, misura 101 micropunti, che qui
equivalgono a 8 km di guida di un'automobile standard in un anno. Quindi vuol dire che ognuno di noi, quando usa le banconote, consuma, o meglio inquina, esattamente quanto inquinerebbe se guidasse per 8 km in un anno una automobile standard. E non è moltissimo, ma è comunque, insomma, se uno ci pensa, non si collegherebbe mai al punto della banconota, no? una cosa del genere. Invece si consuma utilizzando le banconote. Vi avete anche uno specchietto che fa vedere come, per esempio, 101 micropunti sono quelli, 3.429 micropunti equivalgono a 71 bottiglie di plastica, quindi avere 71 bottiglie di plastica e quindi poi a dover gestire la vita di 71 bottiglie di plastica in un anno. E quindi a questo punto passo la parola al collega Paradisi per un altro aspetto del PEF. Sì, buongiorno a tutti. Spero, dopo tutti questi minuti, che siate ancora carichi, insomma, per finire di ascoltare la nostra dimostrazione, perché sono cose che poi viviamo giornalmente, quindi per noi è molto importante che voi riusciate a capire l'importanza per poi portare un giorno anche voi queste idee avanti. Quindi questo sistema di analisi per ridurre l'impatto, il PEF, simula anche degli scenari alternativi per vedere come contribuire a migliorare ancora di più l'ecosistema, riducendo l'impatto ambientale. E quindi se prima la banca inceneriva, portava l'inceneritore, le banconote, veniva creato con possibile soldi, oggi già la termovalorizzazione nel 2023, tutto il triturato di banconote è stato termovalorizzato. Questo contribuisce a creare energia, perché il termovalorizzatore, appunto, dall'incenerimento del calore produce energia e quindi in qualche modo riduce. E adesso vedrete anche un grafico, una tabella che vi fa proprio vedere di quanto è cambiata l'emissione per quanto ci riguarda, per l'aspetto dell'incenerimento delle banconote. Si sta ancora pensando di andare oltre, cioè di arrivare a mettere zero energia diciamo, al fine vita delle banconote, e questo si pensa, si crede sia possibile dal riutilizzo delle banconote, riciclo, per la realizzazione di altri materiali per usi alternativi. E adesso poi più in là ve ne parlerò più profondamente. Quindi i risultati, non tanto del PEF quanto del lavoro, dello studio che è stato fatto in Banca d'Italia, lo potete trovare, se avete curiosità, nel rapporto ambientale 2024. Questo è il link a cui potete accedere per poter verificare, insomma, le cose che vanno a verificare, magari approfondire, vedere anche su quali altri campi la banca si sta muovendo. Dal punto di vista però della circolazione, o comunque delle fasi, qui parliamo ancora dell'intera della produzione a fine vita. La parte che più dà inquinamento è la parte della distribuzione, perché abbiamo visto con il collega Marco che ha spiegato appunto che a noi arrivano queste banconote, ma fanno tutto un percorso che parte a livello centrale. Le banconote, diciamo, il primo input vengono spedite dal servizio di gestione e circolazione monetaria e vengono inoltrate a tutte le filiali che svolgono servizi di pagamento. E quindi la distribuzione, intesa come trasporti e come energia degli ATM, a cui noi andiamo a prelevare in banconota, no? Produce la maggior quota di inquinamento. Poi abbiamo anche la produzione e il fine vita. Ovviamente, appunto, come vi dicevo, i trasporti e l'energia degli ATM sono una parte che, e delle selezionatrici anche, sono la parte che porta la maggior quota di inquinamento. Come ci stiamo muovendo? Allora, dicevamo che, appunto, come accennava anche la collega Valeria, credo anche Marco, la Banca d'Italia effettua trasporti sia a livello nazionale che riceve e spedisce banconote alle altre banche centrali nazionali. Quest'ultimo aspetto è deciso a livello centrale dalla Banca Centrale Europea, sulla base di dati
che pervengono dai vari paesi, quindi non solo dai consumi, ma anche dalla presenza di stamperie, ma dall'andamento, diciamo, il Covid è stata una variante pesantissima che ha un po' sconvolto e fatto anche attingere dalle riserve che magari non erano state ancora toccate, ma tutto ciò comunque ha funzionato sempre. Per quanto riguarda il trasporto nazionale, viene fatto tramite camion blindati che sono scortati dai carabinieri e abbiamo una flotta che attualmente ha camion anche classe energetica Euro 6, però in parte è un po' obsoleto, per cui stiamo provvedendo alla sostituzione. Sono in arrivo 7 nuovi camion, tutti della categoria più elevata 6B. Per quanto riguarda poi i trasporti, stiamo cercando, è già in corso la realizzazione di un programma, un software che ci consentirà di svolgere a livello informatico ciò che oggi viene fatto a tavolino dai colleghi, ovviamente non sulla base delle loro idee, ma sulla base di una base dati che ogni giorno viene alimentata dai dati che pervengono dalle nostre filiali. Quindi le filiali comunicano le banconote che hanno in giacenza e da questo si elevano i consumi, cioè quello che viene lasciato alla clientela, gli introiti, quello che la clientela riporta, e si fa una stima appunto di quando quella determinata filiale avrà carenza di banconote. Prima ovviamente di quella data si stabilisce di fare queste consegne e quindi si pensa a un viaggio. Questo viaggio a ritorno non torna quasi mai vuoto. Perché? Perché le filiali hanno nei loro servizi anche quelle banconote che non possono ricircolare se non passano per quelle selezionatrici. Abbiamo visto, come ha spiegato molto bene, appunto, abbiamo 6 filiali specializzate nel trattamento del contante, una il centro donato a Medichella, che è a Frascati, insomma, Termicino, non lontano da qui. E questi centri sono quelli che concentrano la maggior quota delle banconote che devono essere verificate per capire se è possibile rimetterle in circolazione o mandarle in elaborazione. E questo programma che stiamo realizzando cercherà di fare in modo, in base a questi dati, di ridurre al minimo i chilometri che i nostri camion devono percorrere nell'anno, che è appunto l'obiettivo, è uno degli obiettivi per ridurre l'impatto ecologico, l'impatto ambientale. Nel trasporto internazionale invece è stato introdotto nel contratto che stiamo stipulando adesso, perché appunto per portare le banconote all'estero bisogna comunque avere una compagnia che le trasporti materialmente. Abbiamo introdotto una quota nel carburante obbligatoria di SAFA, cioè di carburante bio, di biocarburante, cioè che perviene da rifiuti nell'agricoltura o forestali, quindi tutto materiale organico, quindi non c'è più l'utilizzo del petrolio. Questa percentuale del 4% è già il doppio di quella che la Banca Centrale Europea dall'anno prossimo riterrà obbligatorio. Poi, per quanto riguarda i materiali per il confezionamento delle banconote, e qui andiamo dalla pellicola, avete visto prima quando le banconote vengono celofanate, no? Da quello alle scatole che vengono impacchettate, ai materiali, le etichette, oppure le pellicole che avvolgono l'intero pallet, perché diciamo poi le scatole vengono impilate in pallet e l'intero pallet viene avvolto da un cellophane. Anche qui, se prima si migliorava la qualità, riduceva la qualità di plastica necessaria, adesso si sta pensando a eliminare la plastica, passare la carta o materiale riciclabile o riutilizzabile, questo anche per le scatole, insomma, la possibilità di riutilizzare più volte lo stesso materiale. Quindi, ripasso la parola a Valeria. Allora, parliamo adesso, quindi, dopo aver parlato della gestione della vita delle banconote, dell'impatto ambientale della vita delle banconote, della vita delle banconote, ora parliamo di cosa succede a fine vita delle banconote. Abbiamo detto che le banconote oppure vengono triturate. Bene, ma quando è che una banconota
diventano, abbiamo detto, le bricchette che il collega prima vi ha mostrato. Ma quando è che una banconota è logora? Qualcuno lo sa dire? Intanto vediamo qua in migliaia di chilogrammi quante banconote trituriamo, quante banconote logore vengono ridotte in frammenti ogni anno. Come vedete nel 2023 sono 205 migliaia di chilogrammi, con un trend in aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Ma appunto dicevamo, quando è che una banconota è logora e quindi diventa una bricchetta? Chi è che mi sa dire? Chi è che si immagina naturalmente? Prego. Strappata, ma tutta strappata? Ecco, quando si attacca con lo sforzo, allora le banconote che siano integre per una percentuale importante, che è più del 50%, possono ancora essere valide, non è detto. A volte sì, a volte no. Le banconote vengono considerate logore quando sono sporche, molto sporche, macchiate ad esempio dagli inchiostri antirapina, macchiate appunto, oppure appunto talmente sporche da non essere assolutamente leggibili, scolorite o mutilate appunto, come dicevi, mutilate in una parte importante. Allora, quando sono così, ci sono i sensori delle selezionatrici che abbiamo mostrato con lei prima, che le rifiutano e dicono queste sono da buttare, e quindi le triturano e le trasformano, certi macchinari le trasformano direttamente in bricchette, in altri casi non c'è la trasformazione in bricchette, ma comunque vengono catalogate direttamente da questi sensori sofisticatissimi in banconote da distruggere. Quindi, e i falsi che fine fanno? E i falsi non si distruggono, i falsi vanno in un posto in cui c'è il signore che vede Gianluca Gaglio, che è un collega del servizio gestione circolazione monetaria, che si occupa specificamente al Centro Nazionale Analisi di verificare in ultima istanza la falsità o la bontà di una banconota, e quindi poi seguono tutto un procedimento che non è questo qui. Qui parliamo di banconote che vengono distrutte in quanto buone, ma logore ormai, non più utilizzabili. Scusate. Quindi abbiamo detto che vengono selezionate come da distruggere, e questa cosa ovviamente crea emissioni. Noi da ormai qualche anno siamo obbligati dall'Eurosistema, dalla Banca Centrale Europea, a termovalorizzare. Prima utilizzavamo, diciamo, il riciclo anni fa, il riciclo come carta, ma vi ha detto bene la collega che ormai la banconota è composta quasi al 100%, che si andrà verso il 100% di fibre di cotone, quindi non è neanche più carta. E poi avevamo, insomma, degli smaltimenti, per così dire, classici. Adesso invece noi termovalorizziamo e quindi bruciamo le banconote, le mandiamo ad incenerire, però in un meccanismo per cui la produzione di calore viene riutilizzata. La produzione di calore che viene ovviamente creata dall'incenerimento viene reimmessa in circolazione ed è energia. Quindi in un certo senso si rientri come impatto ambientale, e questo l'Eurosistema lo chiede a tutte le banche centrali dell'Unione Europea e quindi anche la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ormai manda a termovalorizzazione tutte le sue banconote, e come vedete quindi c'è un'importante riduzione delle emissioni di gas serra, quindi di CO2 equivalente, dal 2019 al 2023, da 120 a 15 tonnellate di anidride carbonica equivalente all'anno, che insomma non è male, no? Quindi, diciamo, questo è un modo, ma vi parlerà il collega Marco di un altro modo molto interessante che si sta esplorando per smaltire le banconote. Le ultime
slide. Come vi dicevamo, si sta cercando di arrivare a produrre a impatto zero banconote, quindi dalla parte del fine vita. Già da alcuni anni è partita una collaborazione con l'Università di Napoli, Federico II, per immaginare la possibilità di utilizzare il triturato delle banconote per la creazione di alcuni prodotti. E il prodotto è stato pensato additivo, come additivo per la realizzazione di mattoni e intonaci. Quindi non diciamo facendo dei mattoni interamente triturati, altrimenti avremo queste briciette che non tengono più di tanto, ma in determinate percentuali studiate appunto dall'Università, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell'Università Federico II, che ha fatto degli studi preliminari alcuni anni fa. Quest'anno invece si è deciso di stipulare proprio un contratto con l'Università di Napoli per approfondire maggiormente e vedere la fattibilità di utilizzare questo triturato per costruire proprio delle case. Quindi sono state fatte diversi tipi di prove di resistenza e si è visto che in alcune percentuali il mattone diventa più leggero di quello tradizionale e è anche più resistente alla flessibilità. Quindi sono due caratteristiche importanti nella costruzione di un edificio, perché se è più leggero e è più elastico vi garantirà di sopportare dei pesi maggiori. Ecco, questo giusto per fare un piccolo ragionamento. Quindi le prove cui sono state sottoposte sono di compressione e flessibilità. E appunto, come vi dicevo, i risultati hanno portato sono molto promettenti e quindi appunto il mattone diventa più leggero e flessibile rispetto al mattone tradizionale. Ad esempio, abbiamo fatto un esempio con l'1% del triturato inserito in un mattone, considerato 700 tonnellate di triturato che la banca ha prodotto lo scorso anno. Riusciremo a contribuire a costruire 70.000 tonnellate di materiali da costruzione. Questo progetto è ancora in corso, nel 2025 avremo i primi risultati e potremo valutare la fattibilità industriale, quindi coinvolgere le imprese, dovremo convincere che è importante inserire questo materiale che conviene a tutti, perché se vivremo in un ambiente a cui abbiamo potuto contribuire, a un ambiente migliore, più ecologico, con meno inquinamento, sarà un vantaggio per tutti quanti. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci, grazie. Vi invito a prendere, ce ne sono altre, le brichette, adesso le tiriamo fuori, quindi adesso mi